Buongiorno, benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo video. Allora, oggi ci andiamo a vedere tutte le novità di Hair Care, soprattutto tantissimo, tantissimo Hair Care al press day appunto di Sephora. Ragazzi, c'era veramente un'esplosione di prodotti dedicati alla cura dei capelli, un pochino di skin care e poi ho fatto una seduta di armocromia con il team di Rossella Migliaccio, con una ragazza che poi appunto vedrete, vi lascerò le indicazioni comunque sul suo account Instagram in info box. Io oggi sono appunto a casa, ho appena finito di editare il video, ho appena fatto skincare, quindi sono completamente struccata e stavo appunto guardando tutte le novità e pensando che appunto vorrei provare un bel po' di cose, soprattutto, ripeto, relative al mondo capelli. Quindi io adesso vi lascio il video, spero che sia interessante, fatemi sapere se avete adocchiato qualcosa da mettere nella vostra wish list e noi ci vediamo domani per un nuovo video. Ciao! Ragazzi, io spero che si senta bene perché sto usando il microfono, che in questi contesti dovrebbe essere l'ideale perché c'è molto caos e inoltre io ho la mascherina. Però ecco, andiamo a vederci questa sezione che è Sephora. Qua abbiamo un Clean Skin Gel, sapete che io adoro quello agli aminoacidi, questo è prebiotici, quindi dovrebbe essere una novità. Poi vedo un esfoliante illuminante. Poi ancora qua abbiamo delle maschere peeling purificanti e liscianti, poi un tonico riequilibrante, l'acido salicilico se non sbaglio, anti imperfezioni ovviamente, e poi una maschera ultra glow e per finire un siero proprio per le macchie. Questo è molto interessante, ragazze. Siero per le macchie perché insomma noi ANTA ne siamo spesso soggette, e questo è al 3% di enzimi e kombucha, che appunto è un attivo molto indicato per le macchie. Qua poi delle maschere che sono appunto per occhi, illuminanti alle vitamine, poi alla melagrana e al cocco e al tè matcha. Quindi un po' di maschere appunto della famiglia Sephora. Altro tavolo dedicato ai prodotti Sephora, abbiamo l'ice roller, molto interessante questo, guardate che carino. Questo si mette praticamente in freezer, si raffredda e lo potete usare per viso e corpo. Rassodante, distende, diciamo che è un po' grande secondo me per la zona appunto delle occhiaie e delle borse, però ecco, di regola è abbastanza indicato proprio per distendere e sgonfiare. Poi vedo un olio per i capelli che ripara, un olio riparatrice, eccolo qua. Vedo una crema occhi che praticamente dovrebbe essere illuminante, idratante e anti occhiaie. Poi qua davanti vedo un siero per i pori, quindi praticamente a base di beta idrossiacidi e polidrossiacidi al 6%, che sapete sono ottimi esfolianti e appunto servono tantissimo per la riduzione dei pori. Poi una maschera ultra glow, eccola qua, vediamo dal pack in cartone cosa ci dice, con la vitamina C e con la vitamina E. Poi una crema giorno rassodante, in questo caso allo squalane, perché come vedete i pack raccontano sempre gli attivi dei prodotti e in questo caso vediamo appunto indicato squalane. Mi piacciono molto questi pack perché sono estremamente esaustivi a un primo sguardo, cioè vi dicono subito cosa contiene il prodotto. Vedete qua SQN squalane, qua per esempio vitamina C, vitamina E, e qua praticamente c'è l'acido ialuronico, quindi sono molto ben secondo me studiati. Poi finiamo con questo siero anti-age a base di bakuchiol, che è appunto all'1% di bakuchiol, che è un altro di quegli attivi specifici proprio per le donne ANTA, quindi il bakuchiol famosissimo appunto, c'è chi proprio ne racconta meraviglie, ma io devo dirvi la verità, ancora non l'ho provato, dovrei avere un siero a casa.
a base di bakuchiol, magari vediamo un po' cosa ne penso. Secondo me Sephora sta facendo dei grossissimi passi avanti per quanto riguarda la skincare, proponendo appunto queste linee che secondo me sono molto interessanti. Poi vedo un tavolo particolarmente dedicato ai capelli, con questo shampoo che è uno dei miei preferiti in assoluto, l'Amino Acid Shampoo, l'ho usato per un sacco di tempo, quindi Kiehl's appunto. Poi abbiamo Olaplex, non c'è bisogno di dire altro, è famosissimo. Soprattutto mi è stato raccontato che il numero 3 è veramente pazzesco. Credo che si debba mettere prima dello shampoo, lasciare appunto in posa anche insomma parecchie ore e poi procedere col normale lavaggio. È miracoloso. Poi vedo Sol de Janeiro, che invece conoscevo per la famosa crema glutei, che invece ha fatto un olio appunto per capelli nutriente. Questo brand invece non lo conosco, per me è nuovo, si chiama Deva Curl. E insomma vedo che ci sono vari prodotti, però poi magari bisognerà conoscerli nello specifico in maniera più attenta. Io qua vedo un sacco di roba, delle creme e dei prodotti specifici per capello riccio, dei prodotti specifici per il cuoio capelluto, lucidanti, veramente un sacco di cose. Però insomma è un brand, presumo, abbastanza nuovo in Sephora, se non nuovissimo, ignoro, devo dirvi la verità, e magari andremo a scoprire. Poi vedo dei prodotti con un pack sicuramente ecosostenibile, si vede subito dal cartone e anche dall'idea che appunto si tratta di prodotti solidi, sia conditioner che shampoo. Poi Guerlain che fa della linea Veil Royale, un olio in siero giovinezza per cuoio capelluto e capelli della linea Veil Royale, che è famosissima appunto in Guerlain. Ci sono appunto anche tutti i prodotti della skincare della linea Veil Royale e credo che adesso abbiano appunto aggiunto questo prodotto. Poi Moroccan Oil, che invece conosco molto bene perché per loro ho lavorato per parecchio tempo, e quindi vi posso già dire che vedo dei prodotti che già esistevano ma anche dei prodotti nuovi. Questo per esempio era già in linea, l'olio puro d'argan assolutamente era già in linea, ce l'ho ed è pazzesco. I body soufflé esistono già da tempo, credo che siano però cambiati un po' i pack interni, l'esterno mi sembra uguale. Sono pazzeschi, sia il body butter che il body soufflé, se avete la pelle secca sono veramente meravigliosi. Lo shower gel, forse la profumazione nuova ma esisteva. Poi c'è il sapone per lavare le mani e qua abbiamo appunto le creme liquide per il corpo, quindi le body lotion, che anche in questo caso hanno cambiato però formato perché io non le conoscevo fatte così. Io sono veramente dipendente dal profumo di Moroccan Oil, per me è ammaliante, soprattutto quello del loro prodotto classico che è l'olio, insomma, super famoso. In questo caso non conosco il brand, si chiama Briogeo, anche in questo caso, come vi ho detto prima, probabilmente si tratta di una new entry nella famiglia, diciamo, Sephora, e quindi ci sarà modo magari di scoprirlo e conoscerlo meglio. Perché stavo appunto raccontando un po' i prodotti, ma qualcosa la conosco, però ho visto che c'è anche del nuovo. Guarda, questo allora, fratello e sorella indiani hanno creato la Fable & Mane, si sono ispirati alla mamma che aveva questi capelli lunghissimi fino sotto al sedere, indiana, pazzeschi, super capelli resistenti, super nutriti. Mamma, qual è il tuo segreto? Ibiscus e camomilla, che poi ha un profumo meraviglioso, hanno dei profumi pazzeschi, c'è anche il cocco all'interno, ecco, che è il nutriente. Hanno creato il primo kit per iniziare a provarlo, quindi l'olio nutriente, shampoo, balsamo, maschera e il mist da spruzzare durante la giornata. Ti chiedo un'info al volo che spesso mi viene chiesta dalle ragazze che mi seguono. Si trova solo online oppure? Al momento da metà aprile sì, ma arriverà nei negozi. Va bene, arriverà. Poi ho visto che non conosco quella linea blu che mi interessava. Allora, Agustino Schreiber, lui chi è? È un medico? Proprio un medico, dottore, che da 30 anni lavora sull'autoriparazione cellulare, l'ha trasferita nei prodotti per i capelli, quindi ha creato questa TFC8, è il suo brevetto, un mix di aminoacidi, vitamine e minerali,
che cosa fanno? Lavorano dall'interno nel capello verso l'esterno e quindi il capello si autorigenera, come se si autocurasse. Perfetto. Nel tempo. È anche un'anticaduta, infatti lo consigliamo anche agli uomini. Perfetto. Prodotto di punta. Ti ho sentito parlare di questo e questo è un qualcosa che io sul mio canale dico sempre, perché dico sempre: immaginate il cuoio capelluto come un terreno da dissodare ogni tanto, insomma dovete arieggiare le zolle. Bravissimo. Perché se il cuoio capelluto ha delle squame che tappano i pori da cui vengono fuori i capelli, la crescita non sarà la stessa. Ossigenare. Bravissimo. Attivare la microcircolazione, favorire. Bravissimo. La crescita del capello. Questo complesso è il mio mantra, quindi questo mi interessa. Lo molto. Scalp treatment è un siero. Sono molto fissata su massaggi sul cuoio capelluto. Che cosa fa? Libera il follicolo struito. Esatto. E il capello esce molto tu più. Tu pensa facilmente. Che io faccio il massaggio almeno una volta alla settimana. Bravissimo. Testa in giù con i miei polpastrelli, mi metto lì, oppure ho delle spazzoline di. Perfetto. Silicone specifiche e abbino sempre dei prodotti che. Perfetto. Aiutano proprio a, tra virgolette, attivare questo tipo di massaggio. Sì, purtroppo non c'è ancora tanto questa cultura di curare il cuoio capelluto. Ma le mie ragazze, vero ragazze, voi sapete che io questa cosa la dico sempre. Perfetto. Senti, invece, allora, ti devo dire che Moroccan Oil lo conosco perché ho lavorato per loro per tanto tempo, quindi i prodotti sono proprio... Tutto, ho visto qualche novità, che è cambiato il pack, però li conosco. Invece questa Briogeo, ho detto alle ragazze, ve la faccio vedere, ma non so raccontarvi nulla. La Briogeo, linea americana, ha creato delle linee specifiche per tutte le problematiche dei capelli. Okay. La novità ad oggi che abbiamo qui è la Repair, quindi specifica per i capelli indeboliti, fragili, secchi, decolorati. Che poi sono un po' il mio target, nel senso che io parlando a una platea di donne... diciamo over 35, 3,35 in su, giustamente noi ci dobbiamo attingere i capelli, per i capelli bianchi, quindi tocca, per forza di cose c'è un pochino di secchezza del capello, di trattamento. Sì, che cosa mettono loro? Proteine del riso e del latte. Ok. Che proprio lo vanno a ristrutturare, lo vanno a ricostruire. La super novità è la doppia maschera. Se vedi, ha due fuoriuscite, perché c'è il prodotto ricostituente, ristrutturante, e il prodotto che dà la luminosità. È una maschera, la applichi, la lasci su 5 post shampoo. Okay. E poi va risciacquata, ovviamente. Ha fatto tutta la linea, però questo è il prodotto ad oggi di punta perché è la novità. Poi la passerei alla Wow. Anche qua ho bypassato, nel senso che l'ho mostrata ma senza farà. Questo signore qua, Chris Appleton, okay. Parrucchiere e styler di Jennifer Lopez, Kim Kardashian e compagnia bella. Che cosa ha fatto? Ha detto: io creo l'effetto liquid hair, quindi questo capello che sembra liquido per quanto è fluente, per quanto è luminoso, per quanto è lungo, perché poi cresce molto più velocemente. Il suo prodotto di punta è la maschera, che ha una consistenza pazzesca, perché dà proprio se tu la senti sulla pelle, okay. Ha un effetto quasi lisciante sulla pelle, ma in realtà non è per la pelle, è per i capelli. Certo. E questo effetto che senti sulla pelle sui capelli poi è identico. Ma spesso noi dimentichiamo che anche il capello, se trattato tra virgolette un po' con le stesse cure della pelle, ci dà grandi soddisfazioni. E che spesso ci limitiamo a shampoo e balsamo, sì. Anche magari senza molta cura. Ma adesso guarda, se gli espositori nei negozi per i prodotti capelli erano così, adesso prendono tutta una parete. Sì, perché sì, è vero. Hanno preso piede. Sì, moltissimo. Sì. Questa qua invece la giallina verdina, la giriamo e la vediamo meglio. Solo per capelli ricci, ovviamente, all'interno un brevetto che si chiama Carl Hayes, e serve proprio per dare l'elasticità al boccolo, che a volte si allunga un pochettino, si liscia, diventa. Certo. Un pochettino crespo. Questa dà proprio l'elasticità. Lui, il fantastico nuovo tool, è un adattatore per il pon. Quindi non è un gadget per allestire. Inserisci il pon, diventa un diffusore che fa uscire l'aria per avvolgere il riccio e non disfarlo. Questa manina la passi dentro. E la manina ti fa il massaggino sulle questo, radici, ragazzi, e le solleva. Ma va bene anche per chi ha il capello un po' mosso, crespo, va deve essere riccia. Perché, no, perché vai, allora... Perché questo, d'estate sarei un po' mossina, no? E tendo a non trattarli con ferri, eccetera, li lascio non naturali. Non ti darà il tuo boccolo, ti ravviverà la tua onda, okay, va benissimo. Lo voglio, questo già, ragazze, guardatevelo perché io lo voglio. Voi lo sapete che ho la fissa per le cose dei capelli, perché... è la mia passione. Ah, e poi ti forniscono la microfibra, perché ovviamente il capello, c'è anche un po' una cultura, cercano di rieducare le persone a trattare il riccio. Il plopping.
Bravissima. Vedi che sono... Però sei super preparata, io non ti servo. Il plopping, ragazze, ragazzerice, fate il plopping. Invece che frizionare con un asciugamano normale, si tampona con la microfibra e non si disfarriccia, certo, che è stato creato con i prodotti. E poi di notte prendete una cuffietta in seta che fa, sì, tanto bene. Bravissima, super esperta, non devo dire più niente. Bene. Guarda. E mi sa che abbiamo finito qua perché mi hai detto il tutto. Nuovo Sol? No, allora io Sol de Janeiro la conosco per la sua Boom Boom Cream. Stessa identica profumazione della Boom Boom. Cioè tu avrai il profumo della Boom Boom sui capelli. Bene, qua. Ci piace. Lasci una scia pazzesca di pistacchio, mandorla e cocco. Ed è proprio estate, ragazze, è questa arrivata, cioè vi mettete, sì, questo sui capelli e basta, siete in spiaggia. È un olio nutriente, quindi te lo va a lucidare, te lo va a riempire, a rinfoltire, è bellissimo ed è fantastico, super profumato. Ci piacciono molto queste novità. Olaplex, vabbè, che vogliamo Olaplex dire, ha lanciato il siero numero 9. Ah, questa è la novità, un costituente del, okay, lo usi pre shampoo, lo metti alla radice del capello e lo massaggi. Perfetto. Parlavo dell'amino acid shampoo, che è uno dei miei top must della vita, okay, l'ho usato per tantissimo tempo, poi io ogni tanto cambio anche per dare al mio pubblico delle novità, certo, e vedere, però questo è stato a lungo resident sull'angolo di Saidori. Used hair oil that is our first ever launched product. It is formulated to really rebalance. It's the master from Gizu. Yes, okay, it is the master product of Gizu. I mean, it's so iconic. It is our first ever launched product. It is really formulated to like nourish the hair, hydrate the hair. It also super multifunctional. Okay. You can use it is on wet hair. Honey infused oil, maybe. Yes, okay, it is the honey infused oil. So these are actually all of our honey infused products. And this section is our propolis infused line. Okay. So our propolis infused line is more of a styling line. Okay, where you love bees. Yes, bees are the future. I know. But we are always working with a bee-centered approach. So we only use what the bees do not need. We have our honey infused and propolis. So propolis, the bees use propolis to really protect the walls, yes, of their beehive. Okay. As it has the same, offers the same for our hair. So okay, it protects, it strengthens. And, is it not a brand only for curly hair? It's not, okay, no, it's for all, okay, hair types, all, okay, hair types. So whether you have fine hair, coily hair, straight hair, keratin treated, okay, hair, okay. It's for everybody. We took everyone in notice, yeah. Okay, thank you. Thank you so much. Ragazzi, vedo veramente tantissimo spazio per l'hair care. Quindi anche GHD ha il suo spazio, vabbè, bellissime, che dire. E anche gli asciugacapelli sono stupendi. Questa è la GHD ID Collection. Eccola qua. Comunque, in generale, c'è veramente moltissimo spazio, come vedete, dedicato alla cura del capello. Qua c'è Kerastase, qua appunto GHD, credo che questo Press Day sia quello che da quando, insomma, io lo frequento, da quando vengo a vedere il Press Day Sephora, questo probabilmente è il Press Day in cui vedo più prodotti o più aree dedicate ai capelli. Qua abbiamo la linea Kerastase Chroma Absolu, che appunto credo che appunto sia nuova, ve la faccio vedere, eccola qua. Qua invece abbiamo l'area dove il team di GHD sta facendo provare appunto i tool, stupendo, guardate questa tecnica per fare le onde, fantastico. Io ci provo sempre a seguire le tecniche, poi arrivo a casa, ok, non sono la sola. Mi sembra tutto chiaro quando le loro mani si muovono, poi arrivi a casa, niente, è una roba tremenda. Ragazzi, ho qualcosa per voi, cioè voi non ci crederete, ma c'è praticamente il corner, chiamiamolo così, faccio vedere,
eccoci qua, ve l'avevo promesso, la ragazza è tornata. Perfetto. Scopriamo che colori sarò. Allora, andiamo. Quindi dobbiamo vedere sottotono se caldo o freddo. Già io secondo me lo so. Davvero? Dai, sì, vediamo, sì, se lo confermiamo. Sì. Vediamo, i toni del caldi sono più aranciati, okay, e quelli invece freddi sono più violacei. Perfetto. Vediamolo subito. Vai. Se questo specchio è un po'... Allora, caldi. Ok. Contro freddi. Mi stai mettendo in dubbio. Freddo sembra più luminoso su di te, eh? Mi stai sconvolgendo. Qui un po' si spegne l'incarnato, perlomeno. Ragazzi, è fantastico, stiamo scoprendo cose nuove. Lo sapete che è vero? Cioè, io sono pensato di essere ultra calda, ma in realtà il mio sottotono olivastro forse è vero? Io sono sicuramente olivastra, questo sì, lo so. Questo poi magari ora in una sede diversa. Certo. È più. Però vediamolo, dai. Apro? Brava, sì, dai. Apriamo nero, fino, perché il nero mi sovrasta un po', magari, no? Allora, abbiamo levato il giubbotto così ci vediamo meglio, perché il nero era un po' sovrastante, quindi adesso andiamo a vederli. Allora, dunque, andiamo a vedere il sottotono, se okay, più verso i toni dell'arancio, quindi più caldi, oppure più sui viola, più freddi. Perfetto. Quindi, vediamo un po' cosa succede. Questo è il freddo. Mm. Eccolo. Mm. Adesso che non c'è il nero, devo dire che rende... meglio, sì, vedi, sta sì, un pochino sì, più in linea con il tuo incarnato. Questo tende a essere un po' più cupetto. Sì, è vero. È vero, forse è caldo, però non, io non, non lo vedo così netto su no, questo, infatti, vero? Sai perché? Perché comunque mi sa che tu sei un po' a confondere. Sono... ok. L'inverno tipo sono, sono quelle due che si abitano tra di loro... Si non mi dici colori, nulla di nuovo, lo sai che spesso mi è stato un po' detto, qualche ragazza sì, che mi segue mi dice Silvia sei autunno profondo, e altre no, sei inverno deep. No, infatti, però io credo che tu ti avvicini più a quelli caldi. Quindi ci proviamo quelle... Proviamo con quelli caldi, chiaramente questa non è la situazione ideale. Certo, ragazzi, bisogna essere struccate, fare delle prove con dei panni di vari colori, con una luce di un certo tipo. Naturale. Assolutamente. Quindi, insomma, qui stiamo un po' in una fase... Stiamo un po' giocando per capire un po' alla larga. Per orientarci, per va il bene, margine di errore un po' c'è. Va bene. Quindi vediamo l'intensità, ci sono intensità più delicate, si vede con i verdi, come dicevo okay, prima, quindi verde più delicato, caldi, o verdi più accesi. Perfetto. Quindi questo è acceso. Sì, più brillanti, ma sono un po' troppo, sì, aggrediscono un po' la persona su di te senza darti tanto armonia. Ok. Ecco. Invece questi sono molto più delicati. Tra l'altro questi sono i verdi che io di solito cerco. Ecco. Cioè se ho dei vestiti verdi, ma sono tutti su queste tonalità. Anche devo dire il verde smeraldo, è quello bello profondo. È quasi più, quello oltremare, però un po' petrolio quasi. No, allora quello è più ottanio. In ecco, un ottanio. È uno dei colori, è l'unico blu caldo che esiste in realtà, che okay, vira verso il verde, che appunto è ideale per l'autunno. Ma anche quello che hai tu mi piace su di me, questo il verde bosco, non so come lo... Ok. Questo è un po' bordellino. Ok. Allora, quindi, intensità più delicata, più soft, calda, quindi ci orientiamo per la stagione autunno. Ok. Adesso te la faccio vedere. Quindi escludiamo l'inverno grazie al verde. Al fatto che come sottotono regge meglio quello caldo rispetto a quello ok, caldo. Perché l'inverno è freddo. Esatto. Ok. Eccolo qua. Questo è l'autunno. Sì, esatto. Questi sono colori che uso tanto. Questo. Questo è l'ottanio, guarda. Questo. Anche questo amo molto. Ecco, è leggermente più caldo rispetto alla mia giacca, sì, come vedi. E quindi funziona benissimo. Devo dire che comunque ti sta molto bene. Ok. Quindi. E invece il blu, tipo questo, io ho comprato un abito, ti dico la verità, così, esattamente, aspetta, prendilo questo. Eh beh, questo è un blu elettrico, un pochino più, vedi? Questo qua ho preso. Forse un pelo meno viola, è più blu quello che ho preso io. Sono completamente opposte, sì, due cose completamente diverse, per cui
cioè probabilmente se una, probabilmente sta meglio una, un po' più viola, sì, sostenuto, più melanzana. Facendo un'ipotesi, secondo te tra gli autunno cosa potrei essere? Un probabilmente dip? Probabilmente confermiamo, sarebbe, ragazzi, sarebbe da vedere, assolutamente, stiamo pur parlé, pur sì, parlé, sì, sì, certo, sicuramente tra tutti gli autunno probabilmente sì. Ok, quindi probabilmente confermiamo quello che un po' abbiamo sempre chiacchierato sul canale, che qualcuno diceva però il nero non lo reggi male, quindi secondo me potresti essere anche inverno. Non lo so, sì, questa cosa del nero, forse perché allora, del nero siamo troppo abituate, lo vediamo un po' su tutte. Beh, il nero è un po' un colore comfort, poi ci sono tanti falsi miti, nel senso che il nero... dicono tutti sta bene a tutti, io lo metto pochissimo, sfina, è elegante, però in realtà poi è il colore scuro che sfina, è elegante, quindi è vero, potrebbe essere anche un viola bello scuro, esatto, fa lo stesso effetto, un bordo scuro, un verde molto scuro, certo, un montagno scuro, un petrolio, quindi alla fine del, possono essere veramente tante le possibilità. È elegante il nero, è vero, ma sono eleganti anche tanti altri colori alla fine. Quindi, tu sei primavera? No, estate? Estate. Ero, perché sicuramente no, ho detto non è né autunno né inverno, ma non ce la faccio ancora a decidere tra le due altre. Eh sì. Oggi poi sono anche in palestra. Guarda, questo è preciso alla tua. Alla mia camicia. Sì, alla tua camicia. Sì, sì, sì. Sì. Grazie mille, allora. Grazie a te, è stato un piacere. Grazie. È un brand francese che lavora con integratori. Sì, okay. Ahimè. Lavoro con integratori specifici per andare a lavorare su delle esigenze di pelle. Ad esempio, il prodotto più amato da sempre è proprio il French Glow, okay, che lavora attraverso un mix di probiotici e di ingredienti che vanno non solo a donare alla pelle un movimento migliore a livello di luminosità, ma soprattutto contrastiamo tantissimo i rossori, okay, rossori legati alla rosacea, un po' di couperose, sì, certo, o anche semplicemente alla sensibilità della pelle, che è un po' oggi per via della mascherina ci include un po' tutti, no? Idem per il Pure Glow, che ha sempre lo stesso effetto ma illumina e stimola il turnover delle cellule, mentre il Balance and Glow lavora proprio anche sul discorso di bilanciare la pelle oltre alla luminosità, quindi si parla di produzione di oleosità piuttosto che. L'Air Scalp invece è un integratore che va a capelli, stimolare, sì, praticamente la, okay, crescita dei capelli e la loro forza. È quello che io proverò a breve, cioè delle bustine in polvere da sciogliere tutte le mattine ad una bevanda a base proprio di collagene. Ci piace, già che ci dicono, sì, collagene, siamo tutti, sì, contenti. Già mi vedo proiettato nel rimpolpamento delle, esatto, linee. Alcuni arricchiti con cicoria e ginseng. Ok. E altri invece arricchiti con aloe vera. Quindi questo è proprio macio. Polvere? È, sì, proprio polvere. Questo è proprio polvere, ragazzi, questa è bustina. Esattamente. Ok. Sì. C'è il Mocha Glow e il Matcha Glow. Qua invece poi abbiamo una piccola parte di skincare dove c'è un olio struccante che a livello di ingredienti è fatto solo con ingredienti naturali. Io adoro gli oli senza struccanti. Fragranze. Sono maniaca, no? Tipo decine e decine. Molto molto bello. E il detergente viso, il pannetto che è in dotazione con l'olio struccante. Quindi ragazzi, per... vedete la doppia detersione con cui vi faccio sempre due scatole così. Anche qua abbiamo tutto questo pannetto, questo, quindi fate per primo questo con l'olio, vi struccate, passate il pannetto, asportate tutto, detergere la pelle. Dopodiché abbiamo lo step del siero e della crema viso che lavorano appunto sul detox, certo, della pelle, sull'antiossidante. Molto carino. Tu sai, sei già nuova, totalmente nuova, che si vive più che si racconta, però te lo racconto un po'. Ok, sono stata molto attratta da questo, beh, perché uso massaggiatori per il viso, sì, uso orologi già, sì, da sì, 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 sì. Allora, la marca è nata 4 anni fa, la marca di Clean Beauty, abbiamo tutto un range di skincare. Posso chiederti come si chiama esattamente? Che ancora non l'ho intuito. Sì, sì, lo so, perché è veramente mal... guarda. Dov'è? Eccola qua, facciamola vedere, ok. Seasonly, ok. Seasonly, quindi la storia della marca, che la fondatrice, che è una in Francia abbastanza visionaria, che ha fatto un sacco di cose, è andato un po' in Corea, New York, ma si vede qua la Corea. E l'idea è di
rimettere l'esperienza al centro della beauty e però di dare un'esperienza democratica, anche perché spesso i massaggi, i fashions, devi avere tempo, devi avere soldi, e l'idea lì è di veramente proporlo a tutti e però avere un massaggio davvero trasformativo sulla pelle, perché come sicuramente tu lo credi. Sì, un'ottica un po' anche orientale, perché la donna occidentale deve ancora, diciamo, assorbire questo concetto di dedicare tempo a se stessa. Esatto. E spesso si cercano prodotti che facciano tutto in uno perché si vuole far veloci, invece è un'ottima coccola da dedicare a noi stesse. La magia del lusso, esatto. O whatever, e adesso sappiamo che non è una crema che ti cambia la pelle. Esatto, è quanto tu ti dedichi tutto nel contesto a te stessa, esatto. A 360 gradi. In più la questione dei muscoli che non li facciamo lavorare abbastanza. Esattamente, ci preoccupiamo di andare in palestra, ma poi il video. Voilà, quindi Seasonly adesso è a Parigi con dei studi dove ti puoi fare massaggiare un'ora, okay. Eccetera, ma poi adesso siamo con Sephora e proponiamo i massaggi quick di 15 minuti per solo 25 euro, quindi veramente l'idea di... Ma negli store Sephora si possono fare? Sì, allora arriviamo in Italia, che è il primo paese straniero, okay. Arriviamo su due punti di vendita per il momento, Buenos Aires qui a Milano e Bari. Ok. E poi faremo il rollout. Sephora a Milano, immagino quello di Corso Vittorio Emanuele. No, di Corso Buenos Aires. Corso Buenos Aires, sì. Ok. Poi, sì, sì. Sì, sì. E poi Bari. E poi okay, Bari. Per diciamo che le mie ragazze magari sono interessate. Vedete voi ragazze del sud, spesso vi sentite escluse, questa volta Bari, no, Bari è stata... abbiamo puntato uno sud. Giù, uno su. Abbiamo adesso la team di italiane a Parigi che sta facendo la formazione, perché è abbastanza tecnico, certo. E molto di punta, è veramente un misto tal Kobido. Ha un nome la tecnica? Allora, è ispirato, prende il migliore del Kobido che è giapponese. Okay. E del Gym Fest che vediamo molto a New York e a Londra. È vero. Ed è veramente, a parte il piacere che hai a farlo, è veramente trasformativo sulla pelle. E poi il discorso in Italia è un brand particolare, perché intanto non presenta in nessuna delle sue formulazioni una serie di ingredienti che possono essere in qualche modo causa di sensibilizzazione, tipo siliconi, tipo fragranze, SLS, protezioni chimiche, e dall'altro lato andiamo a scegliere delle formulazioni super studiate e con una veramente una scelta particolare, perché sono delle formulazioni biocompatibili, quindi cosa vuol dire? Che sono adatte al pH della tua pelle, si assorbono super facilmente e per questo motivo tutti i nostri prodotti possono essere miscelati insieme. Ok, quindi possono essere sovrapposti. Puoi proprio miscelarli insieme, oltre che sovrapporli, puoi scegliere anche di utilizzarli in questo modo, puoi miscelarli insieme, tipo fai un'erogazione di crema, un'erogazione di siero, li misceli sul palmo della mano, li applichi direttamente, quindi cosa succede? Che la tua routine giornaliera o serale viene velocizzata, nel senso che in un passaggio tu hai messo tutto e hai terminato, quindi è velocissimo. La novità è Eglowy, che va ad unire due nostri prodotti best seller. Allora, il primo prodotto best seller da cui nasce è l'olio di marula. Okay. Il secondo best seller da cui prende origine il lancio, che tra poco vi spiego, è Appassioni. Allora, Appassioni è il nostro trattamento al retinolo. È un retinolo all'1% di concentrazione. Da questi due prodotti best seller del brand nasce Eglowy, che è il nostro olio al retinolo. Allora, si tratta di un prodotto, di un olio allo 0,5% di retinolo, quindi è super delicato ed è perfetto per chi non ha mai utilizzato il retinolo e ci si vuole avvicinare in maniera graduale, oppure per chi magari ha una pelle giovane, oppure chi ha una pelle sensibile. È così delicato che puoi usarlo anche sul contorno occhi addirittura, lo puoi usare di giorno, lo puoi usare di sera. Ovviamente se viene utilizzato di giorno sempre usare la protezione solare. Ragazze, vale quello sempre. Sempre la protezione solare, io ve lo dico sempre, non si esce di casa senza protezione solare. Come poi tutti i nostri prodotti, anche Eglowy può essere miscelato insieme ad altri prodotti Drunk Elephant. Per allora, ragazzi, sono in uno stand di cui non conosco ancora niente, quindi ci facciamo spiegare e raccontare tutto. Ok, allora, questo brand è stato fondato da Alice Campello, che è una modella influencer
che è una modella influencer italiana. Ok, sì, la conosco. Ok, questo brand diciamo, è stato fondato da 4 anni ed è stato fondato con questi tre pilastri molto importanti. I prodotti devono essere naturali, cruelty free e altamente efficaci. Questi... Come lo leggo, perdonami? Mask Mai? Mask Mai, okay. Esattamente. Che bello questo! Sì, cioè, adesso ce lo racconti, tutti però i nostri, più meraviglioso. Esatto, tutti i nostri packaging sono di un design pazzesco, ci teniamo molto a questo, soprattutto anche a farli di vetro e cercare di evitare la plastica il più possibile. Allora, i nostri due prodotti di punta sono il Natural Beauty Elixir e il Contouring Body Oil. Il Contouring Body Oil è un olio per il corpo, è secco, quindi non unge, ed è anticellulite, antismagliature, anti buccia d'arancia e ha un odore favoloso. Adesso poi ti li faccio provare. Il Natural Beauty Elixir è il nostro prodotto di punta, è proprio un elixir multiuso, quindi può essere applicato sul corpo, capelli, unghie, viso. Per il viso di solito ha questa, rigenera tantissimo il viso, toglie le macchie, è anti-acne e ha, insomma, è un forte rigeneratore tessutale. Infatti è un cofanetto che per caso li contiene entrambi? Allora, questo qua no, questo è un beauty case che è un trattamento per i capelli evoluzionario. È uno dei miei prodotti preferiti. Si fa una volta al mese e io appena me lo faccio vedrò di farmi il prossimo. Ma allora, che bello! È praticamente come andare al parrucchiere, sì, e averla a casa. È stupendo! Ci sentiamo un po' piccolo chimico. Esattamente, si prende questa fialetta e si applicano queste due fialette. Una è un concentrato nutritivo, quindi qua ci sono tutti gli ingredienti che aiutano a nutrire il capello, a renderlo luminoso e appunto ad ammorbidirli. E poi c'è un concentrato riparatore. E li mischi qua, praticamente poi esatto, applichi. Esatto, questo invece è per appunto... aiutare soprattutto i capelli, quelli che sono stati chimicamente trattati. Ok, qua abbiamo due di uno e due dell'altro. Esatto, okay. Quindi sono due trattamenti in un pacco. Si mischiano qui dentro e diventa subito una crema solida. Ok. La si applica dalla radice fino alla fine delle punte, si lascia mezz'ora e poi lavi, risciacqui come se fosse un balsamo. Ok, quindi capelli, dopo lo shampoo? Dopo lo shampoo. Perfetto, grazie. E rendi i capelli... È veramente molto bello già a livello di estetica. E ti rimane ovviamente il beauty molto carino, è vero.